Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi è nuova collaborazione con le ragazze del gruppo Pink Ladies of YouTube. Vi lascio ovviamente tutti i riferimenti qua sotto nell'info box. La collaborazione di questo mese è appunto sul Natural Makeup Challenge, come leggete dal titolo. Appunto, richiede di mostrare il nostro make-up naturale per l'estate, che sia anche anticaldo e antiafa. Appunto, il make-up che ho realizzato è questo, spero che appunto riusciate a vedere bene. Mi avvicino alla finestra, così potete ammirarlo. Spero che si riesca a vedere qualcosa. Apriamo la tenda. Ecco. Più o meno è questo, non ci fate caso, ho il viso pieno di imperfezioni e non fate caso neanche al casino che c'è nella mia stanza. Quindi il make-up che ho realizzato è questo, molto semplice, veloce, ovviamente richiede una decina di minuti, quindi capita che a volte non ho tempo e non mi trucco o metto solo il mascara, il blush, la cipria appunto. Oppure se devo fare qualcosa appunto di carino, giornaliero, anticaldo, vi ho mostrato due, tre cosine che appunto utilizzo. E per ora sono in fissa con la Born to Run di Urban Decay come palette e quindi uso sempre tipo 3-4 colori della palette. Vi mostro anche questi nel video e quindi vi lascio al proseguimento e vi invito ovviamente a guardare sia il gruppo di Facebook, se vi interessa appunto richiedete l'iscrizione per entrare a far parte della community, scusate, e vi invito soprattutto ad andare a guardare anche gli altri video delle altre ragazze che sicuramente saranno state altrettanto brave o anche più brave di me appunto. Poi vedrete nel corso del video sono successi un pochino di inghippi. Vabbè, continuo a inventarmi le parole, scusate, capirete pure questo. Vi lascio quindi alla realizzazione del make-up, vi faccio vedere un po' quello che faccio, niente di non vi aspettate nulla di trascendentale, appunto non sono una makeup artist, ma sono una dilettante allo sbaraglio, semplicemente un'appassionata di makeup, tutto qui. Quindi vi lascio alla restante parte, vi mando un bacio e vi saluto, ci vediamo alla prossima. Un bacio. Ciao. Appunto applico la crema solare che ho già applicato e poi vado con questo stick, questo qui, che è appunto della Benefit, credo di avervelo già mostrato in altri video. Si apre così, è triangolare, poi praticamente si esce la cosina. È un po' bloccato, quindi devo tirarlo praticamente sempre fuori, ma l'ho già applicato. Questo mi serve perché appunto, soprattutto di giorno, quando applico la protezione solare, ora che inizia a fare caldo, praticamente mi lucido come non so cosa, e questo serve a reggere, diciamo, a far sparire la lucidità. Quindi utilizzo questo, lo passo nelle zone interessate, quindi soprattutto fronte, naso, sarebbe un primer, però in realtà è uno stick che mi va a togliere il lucido. Allora, come vi dicevo, uso questo correttore della Astra e vado appunto a prelevare quel poco che rimane per fare appunto la base occhi, quindi mi vado a uniformare la palpebra senza che si vedano appunto queste venuzze, soprattutto qua, da questo lato. E vado ad applicare questo che mi va a schiarire un po' tutta la situazione. Vedete? Così. E nulla. Vado poi a sfumarlo direttamente col dito. Prendere questa cipria. E vado appunto a uniformare la palpebra. Insomma. Perché? Evviva! Viva il fallout! Vado in questo modo, diciamo, a facilitarmi la sfumatura degli ombretti e anche a fissare, diciamo, il correttore senza che se ne vada appunto in giro o nelle pieghette. Fatto questo, appunto, utilizzeremo questa palette, la Urban Decay Born to Run, che per ora mi sto praticamente appassionando. Ve la faccio vedere già piegata così non vi acceco. Guardate quanti colori stupendi, stupenderrimi. Prendere un pennello che sia già bello zozzo, appunto, e vado ad applicare questo colore qui, questo, diciamo, beigiolino, come possiamo definirlo? Ditemi voi.
Andiamo a un po' partire con la transition, come vi vado a prendere appunto un po' di questo più scuro per il mio trucco semplice, per ora mi sto fissando con questa palette, ma io vado proprio a settimane. Vedete, va subito a dare un po' di, diciamo, come dire, a scaldare, a dare un po' di profondità e... Adesso questo qui più scuro, il mio amore punk, perché dico che ogni tanto dovrei usare anche questo, ma in realtà questo mi ha rapito il cuore, non lo so, ragazzi. Cioè, mi sono fissata con questo punk, è un colore bellissimo, va a dare subito, come vedete, va subito a dare un po' più di profondità. Poi prendo un altro pennellino che più o meno è zozzo degli stessi colori, proprio solo per andare a sfumare. Sfumiamo, sfumiamo. Utilizziamo Strained, questa specie di oro, oro rosa, non lo so. E diamo un po' di luminosità. Ecco, questo è più o meno il trucco che ho fatto nell'ultimo video dei prodotti terminati. Siccome una cara ragazza, se non mi sbaglio il suo nick sarebbe Gigia qualcosa, comunque scusami se non mi ricordo il tuo nome, mi aveva chiesto appunto di realizzare quel trucco perché le era piaciuto. Ecco, io credo di aver fatto queste semplici mosse. Come punto luce non so se ho usato sicuro questo o l'altro oro. Forse era un altro oro, scusatemi. Però comunque il trucco più o meno sostanzialmente è questo. Vado a fare una transition beigiolina marroncina sul caldo, metto un po' di scuro punk ovviamente nella parte esterna e poi un colore tipo oro bronzino per illuminare tutta la palpebra. Un beigiolino ancora più chiaro per andare a sfumare il tutto. Ora prendo il mio classico pennellino da colore illuminante, quello sempre senza marca, quello scrauso. Vado a prendere il punto luce. Ed ecco voi che pa pa pa. Magari lo andiamo a mettere anche un po' come punto luce nell'angolo. Allora, mi sono resa conto che nella clip non si vedeva praticamente nulla, quindi ve la alzo un po'. Non si vedeva bene la palette. Ora la pieghiamo così non vi acceco. Quello che volevo dire era che ho utilizzato questo beigiolino qua come colore per la piega, per sfumare la transizione, questo proprio come vero e proprio colore da transizione, spero che ora si veda. Poi dicevo, ogni tanto vado ad utilizzare questo marrone scuro nell'angolo esterno per scurire tutto e dare maggiore profondità, oppure l'amore del momento, che prima non si vedeva proprio un cavolo, infatti ho tagliato quella scena, è punk. Ora spero che riuscite a vedere, è questo marrone scuro però con del caldo all'interno, quindi una sorta di bordeaux marrone scuro, questo qui che si chiama Punk, il mio amore, poi ogni tanto scaldo con questo arancio e poi utilizzo questi colori, questo come illuminante, questo e questo li uso spesso per, come punti luce o il bronzo più scuro, l'altro insomma. E basta, praticamente sono questi i miei colori del momento. Sto in fissa con questa palette, ovviamente toni caldi, tanto per cambiare. Comunque, Instant Anti-Age, il correttore. Giriamo la rotellina. Ecco, mi sono dimenticata, ragazzi, la spugnetta. Io di solito, ovviamente, oggi andiamo anche a coprire qualcosina. Tipo c'è sempre questo rossore. Poi ai lati, sul naso, mento, ho un po' di brufoletti insomma, quindi non fate caso, vado un po' anche sulla fronte e sfumiamo tutto ovviamente con le... Poi applico la cipria, in questo caso lo applichiamo direttamente col pennellone, quello con cui praticamente applico tutto, lo applico anche sulla... E finiamo con la ula di Panafi. Scusate. Ecco. Vado direttamente a prendere questo. Facciamo un po' di bronzing. Un po' di contouring e bronzing tutto insieme, insomma. Io prendo la palette di Mulak.
Ve l'ho fatto vedere pure questa diverse volte. Utilizzo come illuminante questo che si chiama Eros. Guardate che illumina tutta. E poi mixo Belle e Bambi, che sono appunto questi due blush. Io li mixo perché voglio di qualcosa di neutro, non troppo sparato, ma anche di caldo. E alla fine anche che si veda. Infatti, notate, subito guancia. Guancia e via. E questo è il mio trucco estivo, ragazzi, cioè quello che comunque uso più frequentemente. Poi ovviamente, soprattutto per la sera, magari uno può, quando ne ha voglia, usare un po' di più, questo è chiaro. Pennello di H&M per l'illuminante, già lo sapete, brave, siete stupende. Vi ricordate forse meglio voi le cose, sicuro, rispetto a me. Vedete? È un tocco di luminosità proprio super fresco. Esterna vado a ricongiungere appunto creando questo schifo di macchia, vado a dare un senso a tutto il make-up, cioè collego quello di sotto con quello di sopra semplicemente, niente chiaro, il colorino quello un po' più biscottato, chiaro così, e lo sfumiamo insieme così. Ma sì, dai. Passiamo direttamente al mascara, che è il solito, manco ve lo dico. Togliamo un po' l'eccesso. Niente, vado a fare la solita faccia da pesce, da pesciolino tipo, e vado a mettere il mascara, perché non possiamo non fare questa faccia. Almeno io sicuramente non posso. Ok, mi è saltata l'ultima parte, sostanzialmente mi sono spruzzata questo affarino. Questo è lo spray di Essence Primer fissante, quello idratante. Vi dicevo appunto, vado tranquillamente a fissare tutto con questo, però ha un getto che non mi fa impazzire, sta finendo e lo voglio portare al termine. L'odore di cocco che professa tanto non è dei migliori secondo me. E quindi insomma sono andata semplicemente a fissare e poi ho applicato questo rossetto, il 104. Spero che riusciate a vederlo. È quasi finito. Questo è il colore. Nulla. Io spero appunto che il video vi sia piaciuto e che andate a vedere sia il gruppo di Facebook sia gli altri video delle altre ragazze, sono curiosissima tanto anche io. Non vedo l'ora di vederlo, sicuramente saranno state più brave di me, ma che ve lo dico a fare. Nulla, andate a vedere pure voi tutti i video. Vi saluto, vi mando un bacio e non vi tengo più qui ad annoiarvi. Ciao ciao!